Piazza dei Miracoli. Per tanti secoli ha avuto un altro nome, si chiamava Piazza Duomo, fino a quando Gabriele D'Annunzio, grande inventore di neologismi, slogan, eccetera, ha deciso di chiamare questo luogo Prato dei Miracoli. Effettivamente quasi di miracolo si può parlare, di questa armonia che c'è tra questi prati verdi e questi monumenti che si innalzano tutto attorno a noi e che testimoniano un'epoca irripetibile del passato. L'insieme degli edifici che si trovano qui su Piazza dei Miracoli testimonia davvero la grandezza di Pisa nello scacchiere mediterraneo nella sua epoca. Fu l'epoca delle famose repubbliche marinare e Pisa fu davvero una delle più agguerrite. E le sue vittorie sui saraceni, ma anche il successo dei suoi commerci, le consentirono di accumulare tanta fama e tanta ricchezza. Ricchezza che le consentì di edificare tutto quello che vedete attorno a noi. La Torre di Pisa è quasi un simbolo di questa città, è l'edificio che attira più turisti e certamente è uno dei monumenti più famosi al mondo. Tutto per questo suo difetto. Pensate che pende l'equivalente di 4 metri e mezzo rispetto alla verticale. Come mai pende così tanto questa torre? Beh, è inevitabile chiederselo quando ci si trova qui. La risposta ci consente di fare un viaggio unico nella storia, ma anche nell'architettura, nell'ingegneria. Allora, è il 1173 quando si iniziano i lavori per costruire la Torre di Pisa. E si vogliono fare i lavori a regola d'arte. Pisa è in piena espansione politica, commerciale, deve essere un simbolo, soprattutto per l'élite. In effetti si costruisce questa torre che è, se volete, un grande cilindro di marmo, è vuoto dentro, ma nello spessore ci sono le scale e ci sono ben 294 gradini, non in legno, siamo in pieno medioevo, ma in marmo. E questo perché si voleva, diciamo, far visitare questo luogo comunque all'élite, alla nobiltà, agli alti prelati, ai viaggiatori, agli ambasciatori. Era quasi un palazzo in verticale. Anzi, se vogliamo veramente definire la struttura di questa torre, è stata spesso definita una colonna di colonne. Guardate bene, nella parte bassa ce ne sono 15 molto grandi. Poi ad ogni livello, ogni piano, ce ne sono 30. E infine la cella campanaria ne ha 12. Queste colonne non sono solo un ornamento, in realtà sorreggono il peso degli anelli superiori. E a proposito di peso, bisogna dire che arrivati al terzo anello tutta la struttura ha cominciato a inclinarsi in modo impressionante. Il problema non era tanto il peso del marmo quanto il terreno. Infatti sotto Piazza dei Miracoli, in preistoria, 3000 anni fa, c'era una laguna, una palude. In pratica i sedimenti erano soffici, se vogliamo usare questo termine. Infatti le fondamenta della torre poggiano per metà su un terreno compatto e per l'altra metà su un terreno costituito da sedimenti portati dai fiumi. Ecco perché ha cominciato a inclinarsi. Intorno al 1275 i lavori sono ripresi, cercando di controbilanciare l'inclinazione. In pratica gli anelli successivi, i piani superiori, sono stati inclinati in senso opposto, ma non è servito. Questa torre continuava a pendere in modo molto impressionante, agli occhi di tutti, per secoli, fino a quando in epoca moderna sono state realizzate delle operazioni, diciamo, un lavoro strutturale
che ha diciamo ridotto l'inclinazione mettendo la torre in stabilità, riducendo la sua pendenza di 40 centimetri. Ma insomma, il fascino di questa torre è talmente caratteristico, talmente famoso, da aver impressionato e affascinato tutti nel corso dei secoli, semplici viaggiatori o grandi artisti. Uno in particolare che è famoso in tutto il mondo. Pisa è la mia città, è la città dove ho studiato, dove mi sono laureato, dove ho vissuto esperienze che costituiscono oggi memorie belle. Ed è anche quella cosa che quando ero bambino mi comportava discussioni quando ero in collegio, no? Per un po' a causa di Dante, che scrisse questa celebre Pisa Pisa, vituperio delle genti, la Divina Commedia, eccetera. Quindi, insomma, tante cose per me. Pisa è la mia città, è la città in cui ho tanti ricordi, è la città dove ho studiato, frequentato corsi universitari, dove ho debuttato nel Macbeth di Verdi, al teatro di questa città. È la città nella quale ho fatto anche cose un po' folli, come quella di andare a cavalcare sotto la torre. Insomma, è la mia città. La Torre di Pisa troneggia al centro di Piazza dei Miracoli, ma in realtà questa piazza ruota attorno a un altro edificio ancora più imponente e costruito prima, il Duomo, dedicato a Santa Maria Assunta. Tanto pensate, questo Duomo ha cominciato ad essere costruito quasi 1000 anni fa, nel 1064. Definire il suo stile è un po' complicato, dovremmo dire che si tratta di uno stile romanico pisano, ma all'interno ci sono degli elementi di altri stili, per esempio le colonne, che sono colonne provenienti dall'antichità, quindi parliamo di uno stile classico, e poi ci sono anche degli influssi bizantini, normanni e arabi. L'esterno è stato realizzato con del marmo bianco e grigio delle cave di San Giuliano, proprio qui vicino. E poi la struttura non è massiccia, ma per così dire è stata movimentata e ingentilita con queste arcate, delle logge e anche delle statue. Considerate che ci è voluto quasi un secolo per realizzare questo Duomo, che non si trovava all'interno della città, ma un po' fuori, in un'area che però era già stata conosciuta e frequentata fin dal tempo degli Etruschi. Ma alla fine il risultato di questo lungo lavoro è stata un'opera straordinaria, che sorprende ancora oggi. Quando venne realizzata, in pieno Medioevo, era lo stesso piano dei più grandi edifici religiosi allora conosciuti nell'arco mediterraneo. Parliamo di San Pietro a Roma, Santa Sofia a Costantinopoli, Sacro Sepolcro a Gerusalemme e la Grande Moschea a Cordova. L'interno è davvero grandioso, immenso, maestoso. 5 navate sostenute da 70 gigantesche colonne. L'occhio si perde in questa geometria e laggiù in fondo c'è l'altare, sopra si vedono i lavori di restauro per la cupola. Ma quello che sorprende davvero è questa foresta di colonne. Si tratta di granito, sono colonne monolitiche, un sol pezzo di granito, e vengono tutte o quasi dall'isola d'Elba. Quindi immaginate il trasporto per queste colonne, che sono alte 7 metri e più. E poi lo sguardo si alza e si vedono delle aperture, delle cosiddette bifore, cioè delle doppie aperture con una colonna in mezzo. Quelli sono i matronei, cioè durante le funzioni religiose le donne in teoria stavano in alto e in basso gli uomini. Ma soprattutto quello che noi vediamo attorno a noi, che sembra quasi proteggervi, è un ambiente immenso ma caldo nella sua immensità.
Ebbene, tutto questo in realtà ha subito un trauma, perché proprio nel 1595 è scoppiato un incendio sul tetto che ha divorato il tetto, le capriate, ha distrutto sicuramente tante opere attorno a noi. Il tetto è stato rifatto, il soffitto a cassettoni, lo vedete, è un'opera del 1600. A salvarsi incredibilmente da questa catastrofe è stato forse il capolavoro più prezioso di tutta la cattedrale. Questo pulpito, che è opera di Giovanni Pisano. Pensate, è stata realizzata quest'opera nel 1302. Ci sono voluti 8 anni di lavoro per arrivare al termine e far sognare tutti, ancora oggi. Ora, questo pulpito è costituito, lo vedete, da colonne che sorreggono la parte più in alto e sono colonne di vario tipo. Tra l'altro questa rossa è stata donata dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, quasi, diciamo, dopo secoli di contrasti e conflitti, certamente è stata un'opera quasi di riappacificazione tra le due città. Ma se voi guardate le altre colonne, ci sono delle statue, c'è Ercole, ci sono le virtù, c'è l'arcangelo Michele, e insomma ci sono veramente delle opere scolpite sapientemente, ma la parte più impressionante è quella che vedete sopra, quegli altorilievi. Quindi rappresentano vari momenti del Nuovo Testamento, c'è la fuga in Egitto e poi, veramente straordinaria per l'impatto emotivo, è la strage degli innocenti, carica ancora adesso di tutta la drammaticità di quell'evento, di quel racconto. E sembra davvero incredibile pensare che quest'opera sia stata realizzata nel 1302, 1310, questo è l'arco in cui è stata realizzata. E quindi siamo in pieno Medioevo, c'è Giotto, siamo ancora in un momento in cui c'è una fissità delle persone nelle opere. Qui invece è un ribollire di forme, di gesti, ma anche di espressioni. Sembra quasi qualcosa proveniente dal Rinascimento, ma siamo ancora indietro. Questa è la genialità di Giovanni Pisano. Guardate, noi siamo solo la seconda, terza generazione a poter rivedere quest'opera, perché per secoli è rimasta in frammenti, in blocchi, che sono stati rimessi assieme in un grande restauro solo nel 1926. Al centro del Duomo, dal soffitto, pende questo grandioso lampadario in ottone con le figure di bronzo, che viene chiamato Lampadario di Galileo. Già, perché Galileo è nato a Pisa, era un pisano, è stato battezzato nel battistero, sicuramente si è trovato nel punto in cui io mi trovo, e la tradizione vuole che, vedendo oscillare quel grande lampadario, abbia avuto delle intuizioni, abbia sviluppato degli studi per poi stabilire le leggi del pendolo, o meglio dell'isocronismo del pendolo, cioè la relazione tra peso, lunghezza del pendolo e anche periodo. Ma non è possibile, perché lui aveva formulato questi studi, era arrivato alle conclusioni ben prima che questo grande lampadario fosse posizionato qui. E questa è solo una delle storie che si raccontano su Galileo. Anche la famosa tradizione dei pesi lasciati cadere dalla Torre di Pisa, beh, insomma, le cose non stanno proprio così. No, non è vero che io sia salito sulla torre per gettare giù delle sfere. No, in realtà l'esperimento per studiare la caduta dei gradi, cioè dei pesi, bravi, l'ho fatta nel mio laboratorio. Ho preso 2 sfere di peso diverso e le ho lasciate andare con pari impulso e allo stesso tempo. Quello che è vero è che avevo ragione io, Galileo Galilei e non Aristotele. Per secoli si è creduto che i corpi più pesanti cadessero con maggiore velocità. Beh, io ho dimostrato che non è vero, perché la velocità di caduta non dipende solo dal peso. E non era l'errore maggiore di Aristotele. C'è il sole,
al centro del sistema solare. E io l'ho dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio. La mia è stata una rivoluzione. E il telescopio, che fa apparire vicine le cose lontane, è stato il più blasfemo, il più rivoluzionario, il più stupefacente strumento della scienza. Ho provato che la Terra è un pianeta come gli altri e non il centro dell'universo. Ho visto, ho rivelato, ho dimostrato. E in cambio ne ho ricavato solo un'accusa di eresia. La terza meraviglia di Piazza dei Miracoli è questa, un grandioso battistero. Pensate, è il più grande battistero di tutta la storia della cristianità. Per arrivare in cima alla volta bisogna arrivare fino a 55 metri d'altezza e il suo diametro equivale alla larghezza della facciata del Duomo. È davvero un'opera straordinaria e pensate che è il frutto, dal punto di vista finanziario, dei pisani stessi. Sono stati proprio loro a finanziare. Ogni primo del mese ogni cittadino dava un denaro e alcuni prestavano anche giornate di lavoro, soprattutto per innalzare queste colonne. Sono 8 colonne di granito, 4 pilastri, davvero un gran capolavoro. E al centro, ecco, la fonte battesimale, finemente decorata, un vero gioiello. E poi c'è l'altare e anche qui un bellissimo pulpito realizzato da Nicola Pisano, il padre, il papà dell'artista che ha realizzato quel grande pulpito all'interno del Duomo. Ma c'è anche un'altra meraviglia che non si può vedere, è impalpabile, ma la si può ascoltare benissimo, è l'acustica. Ogni suono qui viene riverberato, riecheggia per più di 10 secondi e quindi una persona che canta vi dà la sensazione di trasformarsi in un vero e proprio coro. Ringraziamo il soprano Sara Massai per aver fatto cantare questa meraviglia del nostro patrimonio. Ha riverberato e così i suoni, le voci per secoli lo hanno fatto. La sua struttura è perfetta ed è famosa nel mondo, diciamo proprio per questa sua acustica particolare. La volta non è proprio sferica, ha un nome un po' complicato dal punto di vista tecnico. È un tronco di piramide con 12 facce all'interno. Però esternamente c'è un'altra cupola, questa volta è una calotta emisferica. E sopra c'è una curiosità. In effetti per un lato è ricoperta con delle lastre di piombo e sull'altro vedete delle tegole. Come mai? Ebbene, ci sono varie spiegazioni. Alcuni dicono che era per la salsedine, il lato del battistero rivolto verso il mare in pratica doveva combattere la salsedine e quindi aveva il cotto, se volete, la terra cotta. Invece il lato verso l'entroterra era ricoperto di piombo. Un'altra spiegazione invece dice erano finiti i soldi, ma questa forse più una battuta. C'è una terza spiegazione, cioè che dal mare il rosso delle tegole di questo gigantesco battistero serviva come punto di riferimento per la navigazione. Qualunque sia la spiegazione, indubbiamente noi ci troviamo qui di fronte a un capolavoro unico, una vera e propria meraviglia in grado di stupire, ma anche quasi di possedere una propria anima, perché ogni volta che voi parlate o cantate qui all'interno vi accompagna, vi avvolge con la sua voce.
e certamente è un luogo che impressiona e rimane nella memoria di qualunque grande artista. Il Battistero è un luogo molto particolare proprio per la sua acustica. A me è capitato di entrare lì e fare anche qualche prova battendo le mani o emettendo qualche suono, perché c'è questo riverbero lunghissimo e sicuramente molto affascinante. Poco tempo fa il coro dei bambini di Haiti, che siamo riusciti a portare con la fondazione che porta il mio nome anche a Pisa, appunto in Battistero, hanno cantato lì, ed è molto interessante sentire le loro voci in questo contesto di riverberazione singolare che c'è nel Battistero. La cosa più bella di Pisa, per me come per tutti, è appunto Piazza dei Miracoli, anche perché è un insieme di architetture che la rendano veramente unica nel suo genere. Continua il successo di Disney Pixar Coco. Per questo Fiat rilancia l'offerta Loca! Gamma tipo da 13.750 euro. E in più per tutte le famiglie, 1.000 euro di extra sconto. Un poco loco. Per la prima volta puoi provare Sky comodamente a casa tua per 6 settimane a soli 9 euro. È semplice. Prova Sky. Prima vedi e poi decidi. Chiamaci 020220. A chi entra a far parte della famiglia con un colpo di coda, a chi lo ama già perdutamente. Buongiorno. Sapessi com'è buona Kinder Pane Cioccolato. A chi sceglie il pane Kinder e tanti piccoli pezzi di cioccolato. Non puoi mangiarla. Se continui a dirgli che è buonissima. Kinder Pane Cioc piace a tutti i cuccioli del mondo. Con immobiliare.it hai migliaia di annunci in tutte le fasce di prezzo. E puoi scegliere le caratteristiche più importanti per te, come terrazzo, giardino. E basta un dito per scegliere la zona. Grazie, Immu. Immobiliare.it. La crisi di mezz'età dice sportiva. I bambini dicono monovolume. Io dico non è il mio stile. Il capo dice coupé. Il cane dice SUV. Io dico entrambi. Lui dice questo, lei dice quello. Io dico Arona. Nuova Seat Arona. Fai di testa tua. Scoprila da 14.500 euro. Anche domenica. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei una cartuccia per la stampante. Normale o buffetti? Vede, una cartuccia normale è normale. Quella Buffetti è certificata, la sua stampante è garantita e poi ha una durata eccezionale e costa meno di una cartuccia normale. Se poi la vuole normale... No, no. Fai una scelta che vale. Scegli i prodotti Buffetti, la qualità che conviene. Ah, vorrei anche una risma di carta. Normale o Buffetti? Secondo lei? Prova subito i prodotti Buffetti, la qualità che conviene. Partecipa anche tu alla rivoluzione cucciolotta. Nelle bustine di figurine Amici Cucciolotti sono arrivati i parlottini. Roba vecchia, i messaggini. Consegna i parlottini perché incontrarsi è più bello. E vale per tutte le età. Corri in edicola. Quest'anno insieme a te riempiamo 10 milioni di ciotole di cibo. Gli animali ti ringraziano. Pizzardi Editore. I never dreamed that I'd meet somebody like Stelvio e Giulia Q4 a gennaio con Alfa Lease, estensione di garanzie e 3 anni di manutenzione in omaggio. Con i saldi Chateau Dax, tutti gli italiani incontentabili possono essere contenti. Sconti fino al 50% e interessi zero. E sarete sorpresi di vedervi soddisfatti. Chateau Dax, la casa secondo te. We'll be right back.
Piazza dei Miracoli è davvero una continua serie di meraviglie, a volte inaspettate. Ad esempio, chi direbbe mai che Camposanto possa anche essere un'attrattiva turistica? È quello che avviene qui, in questo Camposanto. Già, ma da dove proviene la parola Camposanto? Bene, proviene proprio da questo luogo. La tradizione vuole che, di ritorno dalla terza crociata, l'arcivescovo di Pisa abbia riportato della Terra Santa del Golgota e l'abbia sparsa in quest'area. E questo terreno avrebbe acquisito una proprietà particolare, quella di decomporre rapidamente i corpi. Quindi un campo santo. Ma in realtà la spiegazione è più semplice, probabilmente deriva dalla presenza nel terreno della calce utilizzata per la costruzione del Duomo. Ma tant'è, da quel momento Camposanto è diventato sinonimo di cimitero. Iniziato nel 1277, rappresenta davvero la conclusione straordinaria di quello che abbiamo visto fino adesso, della piazza così bella, meravigliosa. Ora, lo vedete, sembra un chiostro, ma in realtà la presenza di tutte queste lapidi attorno, persino sul pavimento, le tombe, ci fa capire che noi ci troviamo in una specie di pantheon della società pisana, e qui venivano sepolte le persone di spicco della società di allora, e molti avevano scelto di farsi seppellire all'interno di sarcofagi romani. Questa è una delle più importanti collezioni di sarcofagi che possiate vedere, ognuno con una storia antica e un suo riutilizzo medievale. Per esempio, questo è commovente, è un sarcofago piccolo, è stato utilizzato per un bambino, quindi rappresenta una doppia tragedia, un bambino morto in età romana e anche un altro bambino morto in età medievale. E si vede un'incredibile scena di corsa di carri, tra l'altro di piccoli putti, di angioletti, e si vede quella che si poteva vedere anche come scena al Circo Massimo, cioè un naufragium, praticamente un carro che si rovescia col cavallo che cade e anche l'auriga. Come mai si utilizzavano dei sarcofagi romani? Ma perché era stata ritrovata, riscoperta la necropoli d'età romana, e quindi si estraevano dal terreno o da delle, delle cappelle di famiglia romana questi capolavori. Ognuno di questi sarcofagi ha una storia da raccontare. Alcuni risalgono al secondo, terzo secolo dopo Cristo, altri al primo, ed erano una volta tutti colorati. Sono state trovate delle tracce di colore, ma sono dei frutti di artisti di ineguagliabile capacità di età romana, e che sono riusciti poi, tra l'altro, anche a fissare nel marmo qualcosa che non si dovrebbe conservare. Un'emozione. Guardate questo sarcofago, doveva contenere le spoglie di una coppia vissuta intorno al 230-240, più o meno, come possiamo dirlo, dalla capigliatura, dalla conciatura della donna e anche dall'uomo, che aveva la barba e i capelli tagliati in un modo molto particolare, molto corti. Sono inseriti in un medaglione che ha tutto attorno i segni zodiacali. Ma quello che colpisce di più è l'abbraccio tenero della donna con quella mano che è poggiata sulla spalla dell'uomo. È un amore eterno, un'emozione che è riuscita a sopravvivere nei secoli. La prima cosa che viene in mente guardando questi sarcofagi e questo luogo, chiaramente, è la genialità delle generazioni che ci hanno preceduto, quella romana, quella medievale. Ma Pisa ha dato i natali anche a un genio che è stato considerato il più grande matematico di tutto il Medioevo. Eccolo, Leonardo Fibonacci, famoso perché ha introdotto il sistema di numerazione indo-arabica, ma famoso anche per la serie di Fibonacci, cioè l'elenco dei numeri messi in fila, di cui ogni numero è il risultato della somma dei due precedenti. E allora eccolo, Leonardo Fibonacci. Ora guardate un dettaglio, le dita delle sue mani sono spezzate. Perché? Beh, purtroppo è un ricordo delle ultime drammatiche fasi della Seconda Guerra Mondiale. La statua
non si trovava qui allora. Era collocata nella piazza 20 settembre e per diversi giorni i tedeschi alleati hanno combattuto attestati sulle due sponde opposte dell'Arno e la statua di Fibonacci si è trovata nel bel mezzo. Tutto sommato, se l'è cavata con pochi danni, considerando che arrivavano colpi d'artiglieria. Fibonacci non è il solo studioso ricordato in questa galleria. In effetti, qui sono sepolti tanti prestigiosi docenti dell'Ateneo Pisano. Una meraviglia di Pisa sono le tre università di prestigio internazionale. L'Università di Pisa, fondata nel 1343, in pieno Medioevo. E poi la Scuola Normale Superiore, famosissima, e anche la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Atenei che hanno formato premi Nobel come Giosuè Carducci, Enrico Fermi, Carlo Rubbia e due presidenti della Repubblica, Giovanni Gronchi e Carlo Azeglio Ciampi. Palazzo dei Cavalieri, opera di Giorgio Vasari, che ha realizzato la bella facciata completamente rivestita di graffiti, oggi ospita la Scuola Normale Superiore, voluta da Napoleone nel 1810 nel breve periodo di occupazione, su imitazione dell'École Normale di Parigi. Non mi sono mai laureato, nonostante me la cavassi piuttosto bene con la fisica e con la matematica. Ma mio padre, Vincenzo Galilei, volle che io mi iscrivessi a medicina. Non mi è mai piaciuta e infatti non mi sono mai laureato. Per un periodo sono stato anche novizio nel monastero di Vallombrosa, ma la carriera ecclesiastica non faceva per me. Forse avevo già intuito quanti problemi avrei avuto con Santa Madre Chiesa. Comunque, grazie anche a certi miei studi, a 25 anni mi hanno affidato la cattedra di matematica all'Università di Pisa. Qui, a Pisa, ho imparato a leggere quel grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi e si chiama Universo. Ciò che ho visto ha cambiato la storia dell'astronomia. L'esperienza è la maestra di tutte le cose. E quando impari a guardare il sole o la luna con occhi nuovi, impari anche a ripensare molte cose. Questo non è soltanto un luogo, una meraviglia del nostro passato, non è soltanto un camposanto, ma è anche una galleria d'arte, d'arte antica, lo abbiamo visto con i sarcofagi messi in fila, e arte medievale. Già, perché tutto quello che vedete ha una data e a volte anche una firma. Noi ora, lo vedete, ci troviamo su questo pavimento che ci ricorda tante persone, ma alle mie spalle c'è un'opera che ce ne ricorda una, in particolare di persona. Lo vedete, questo è un incredibile ciclo di affreschi che è stato realizzato agli inizi del 300. C'era Giotto. Ma chi ha realizzato quest'opera che vedete alle mie spalle è un'altra persona. Il suo nome? Buonamico Buffalmacco. Un nome un po' strano. In realtà lo conosciamo grazie alle novelle di Boccaccio, Decamerone. E ci descrive questo personaggio come un buontempone che fa degli scherzi a Calandrino. Ma in realtà qui scopriamo che Buffalmacco era un grande artista. Pensate, ha realizzato un Giudizio Universale praticamente 200 anni prima di Michelangelo. E allora eccolo alle mie spalle, straordinario, frutto di un grande restauro. Vedete, all'interno di quei medaglioni si trovano Cristo Giudice e la Madonna. Sopra ci sono gli angeli che portano i simboli della passione, i chiodi con cui è stato crocifisso Gesù, la lancia e poi la spugna intrisa di aceto e poi il crocifisso, eccetera. Dopo, sotto, vedete quasi come dei giudici i 12 apostoli. E poi, se continuate nell'asse centrale, vedete proprio gli angeli che suonano la fine dei tempi. Che cosa accade? E qui bisogna scendere nelle tombe sottoterra
gli scheletri riprendono le carni, riprendono vita ed emergono. Abbiamo un religioso, un francescano, poi un re, poi vediamo una regina e poi persone comuni. Forse questo era proprio uno dei committenti che vedete preso dagli arcangeli, in particolare l'arcangelo centrale che decide chi andrà tra i beati, chi invece andrà all'inferno. Vedete, gli indica di andare tra i beati. E i beati chi sono? Questa schiera di persone. Guardate, questi sono dei volti, dei vestiti medievali. Allora, in alto avete dei sovrani, delle persone che sono entrate nella storia, forse anche nella religione. Poi c'è una serie di santi e li vedete in adorazione, stanno venerando Cristo. E poi sotto, abbiamo il clero, abbiamo dei pontefici, abbiamo sicuramente dei vescovi, eccetera. E se scendiamo, vediamo separati gli uomini dalle donne. È un po' quello che forse accadeva in una società molto rigida in quel tempo. E quindi avete gli uomini, qui è una classe di mercanti, di persone agiate, e poi sotto le donne, vestite in modo casto. Si coprono i capelli quasi a non esporre, diciamo, alla tentazione. Ma chi sono invece gli altri? Quelli che poi sono dei condannati. Ebbene, basta andare sul lato destro e qui vedete una cosa che è abbastanza forte. Vedete questi angeli che con forza, odio, sembra quasi di vedere la prima linea di un esercito molto motivato e determinato, spingono verso l'inferno i dannati. E chi sono? Anche qui ci sono delle teste coronate, ci sono delle rappresentazioni, vedete, anche di sovrani asiatici, orientali. E poi anche qui una separazione tra uomini e donne. E guardate bene il dettaglio, le donne sono ben vestite, hanno delle acconciature più belle rispetto a quelle delle beate, ma forse è un simbolo di vanità che le ha condannate, di uno stile di vita basato sul peccato. E cercano di trattenersi in un l'altro perché da questa grande apertura da cui escono fiamme o calore, si vedono dei ganci che le arpionano queste bellissime acconciature e delle mani quasi da incubo, quasi dall'inferno, che ghermiscono le vesti di donne che vengono attratte, tirate dentro questa grande caverna. E dentro, oltre, vedete che cosa c'è? C'è l'inferno, ci sono almeno 4 bolge. E qui praticamente vedete tutte le paure medievali, ma non solo, lo scoprirete anche dei mezzi di tortura, dei sistemi che evidentemente all'epoca erano in uso ed è agghiacciante. Nella parte più bassa ci sono gli avari e allora vedete che non hanno dato, allora viene loro strappato. Ci sono dei ganci con cui si tolgono i denti, la lingua, e sono delle torture indicibili. A livello superiore si vedono delle persone avvolte da delle serpi, sono gli iracondi e finiscono nello stesso modo, alcuni si mordono a vicenda. Invece sulla parte destra ci sono i golosi, obbligati a mangiare o comunque dannati per l'eternità. Se andiamo al piano superiore ancora, vediamo delle persone dentro una specie di grande vasca, sono i pigri, gli ignavi. Praticamente noi potremmo estendere anche il concetto dei vigliacchi, e stanno bruciando all'interno di quella vasca. Invece sul lato opposto vediamo gli invidiosi che muoiono di freddo, muoiono del gelo che hanno dato, se vogliamo dire. E poi nella parte superiore appaiono gli eretici. E lì si vedono davvero dei sistemi di tortura che in epoca medievale venivano applicati, a parte il taglio della testa, ma anche l'apertura del ventre e con lo strappo degli intestini, delle viscere. Insomma, sono scene agghiaccianti. C'è addirittura un uomo che viene spellato vivo, cosa che effettivamente accadeva. E al centro la figura di Lucifero, di un vero e proprio mostro che sta divorando grandi sovrani del passato. Nabucodonosor, responsabile della distruzione del Tempio di Salomone e della deportazione degli ebrei a Babilonia, anche se per noi Nabucodonosor è anche colui che ha realizzato una delle grandi meraviglie, a proposito delle meraviglie del mondo antico, i giardini pensili di Babilonia. E poi c'è anche Giuliano l'Apostata,
visto male perché aveva professato il ritorno al politeismo, sicuramente un modo di pensare più laico, diremmo noi oggi, rispetto al monoteismo che c'era a partire dall'epoca cristiana. E poi Attila. Ecco, questi sono i grandi del passato che erano finiti nell'inferno, nella mentalità ovviamente dell'uomo medievale. E allora questo non è solo un affresco sul giudizio universale, ma in un certo senso è sul Medioevo, sul modo di pensare, sulle gioie e sulle paure, e anche in fondo sulla moda, sul modo di concepire la vita e quello che accadeva dopo la vita. È davvero un'opera sensazionale, una delle meraviglie nascoste del nostro patrimonio. Però pensate, tutto questo ha rischiato di scomparire un giorno di qualche decennio fa, durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui è arrivata una bomba, c'è stata distruzione, ma soprattutto il tetto ha preso fuoco e il piombo ha cominciato a sciogliersi, a fondersi. E si è corsi ai ripari e ci sono queste immagini incredibili di questi affreschi che erano per terra distesi come dei tappeti. È partito un restauro che, pensate, non è ancora terminato oggi. Poi vedete questi bordi metallici, questi spuntoni che escono, in realtà sostengono quello che è un telo scaldante, praticamente tiene lontana la condensa da quest'opera straordinaria. Le antiche mura di Pisa sono lì da secoli, ma c'è un fatto curioso: sono molto più ampie rispetto alla città medievale. Ma com'è possibile? La risposta sta nel piano regolatore che Pisa aveva già in atto. Infatti, nei suoi progetti c'era un'espansione edilizia corrispondente alla sua espansione economica. Si trattava di una grandissima repubblica marinara e quindi già si prevedeva che tutto questo spazio sarebbe poi stato occupato da delle abitazioni, piazze, chiese, eccetera. Poi, in realtà, le cose andarono in modo diverso. Dopo la sconfitta ad opera dei genovesi nella battaglia di Meloria nel 1284, questa espansione si è fermata. Ma bisogna dire che non è stata soltanto la storia a plasmare questa città, ma anche la geografia, perché Pisa, come tante città, aveva un fiume, anzi due fiumi ai lati, oltre al mare, il Serchio e soprattutto l'Arno, che hanno influenzato, per così dire, la forma e l'espansione della città. La convivenza non è stata sempre facile. L'Arno a volte straripava e fu quindi necessario costruire degli argini per evitare i danni delle inondazioni. Il lavoro più incredibile fu svolto nell'Ottocento. Il piccolo gioiello di Santa Maria della Spina, una chiesetta realizzata completamente in marmo, ricca di guglie, cuspidi, edicole e sculture, ebbene, era continuamente minacciata dalle piene del fiume. Nel 1871 fu smontata pezzo per pezzo e ricostruita un po' più in alto, appena un metro, dove attualmente si trova, finalmente al sicuro. Il genio e la creatività sono, per così dire, di casa a Pisa, non solo nei secoli passati, ma anche nel presente, grazie alla sua anima scientifica. Pensate che è proprio qui a Pisa che è nato il primo computer in Italia, era il 1961, da un'idea di Enrico Fermi. E non solo. L'Italia è entrata in rete proprio qui, a Pisa, per la prima volta. Era un po' più di 30 anni fa, nel 1986, e proprio dall'università è stato inviato il primo ping, cioè la prima richiesta di risposta da un computer a un altro. La richiesta, questo ping è partito da Pisa, è andato sul satellite, è arrivato negli Stati Uniti ed è giunta poi la risposta. Da quel momento l'Italia era in rete, la quarta nazione in Europa, sempre qui attraverso Pisa. E non solo, in provincia di Pisa, lo sappiamo, a Cascina c'è l'osservatorio Virgo, l'osservatorio europeo, che grazie alla collaborazione con altri due centri americani di ricerca ha consentito di captare per la prima volta delle onde gravitazionali derivate dalla fusione di due buchi neri. Insomma, creatività, genialità e anche ricerca
sono le caratteristiche, insomma, della storia di Pisa da tanti secoli. Sono tanti in Italia i luoghi che suscitano sentimenti di meraviglia e di orgoglio. A volte li conosciamo e si trovano accanto a noi, ma spesso non li guardiamo con l'attenzione e l'amore che meritano. È allora che si rivelano in tutto il loro splendore. Lo scalone monumentale ci fa scoprire una meraviglia in provincia di Salerno. È la Certosa di Padula, il più grande complesso barocco del sud Italia. Una chiesa dedicata a San Lorenzo, che è il centro della grande comunità dei monaci benedettini. Un trionfo di statue, di dipinti, di ori, di stucchi, di marmi intarsiati di vari colori. E intorno alla chiesa, tutto ciò che serviva al convento. Una cucina grandiosa. Un coro con pannelli di legno istoriati e un pavimento di preziose maioliche colorate. Un cortile d'ingresso affollato nei giorni di festa che prelude allo scalone che si avvita verso l'alto. Basta oltrepassare una cancellata per farsi travolgere da un ambiente di sogno. È la cappella di Teodolinda, nel Duomo di Monza. Tutto intorno al baldacchino gotico, lungo le alte pareti, si svolgono le storie della regina dei Longobardi. È un trionfo di figure eleganti, di dame, cavalieri, cani e cavalli che si stagliano su un fondo dorato come in una miniatura. Sono scene di vita cortese, balli, banchetti, feste, battute di caccia. E poi, sotto il baldacchino, un gioiello della storia e del mito: la corona ferrea. Un tripudio di pietre preziose con cui sono stati incoronati re d'Italia e personaggi famosi. Da Carlo Magno a Federico Barbarossa, da Carlo V a Napoleone. Continuiamo il nostro viaggio tra le meraviglie d'Italia. Affacciarsi su questo belvedere significa letteralmente affacciarsi su un sogno. Davanti ai vostri occhi si apre una scenografia incredibile. Sono i Sassi di Matera, che sono stati riconosciuti dall'UNESCO nel 1993 come patrimonio dell'umanità per il loro valore storico, archeologico e paesaggistico. Ma che cosa si intende esattamente per sassi? Beh, i sassi in fondo sono i rioni antichi di Matera, come Sasso Caveoso, e poi più là abbiamo il Sasso Barisano. Ebbene, qui voi avete concentrata una storia antichissima. Questa zona infatti è stata abitata fin dalla preistoria.
ho visto un precipizio. Lì dentro c'era Matera. Chiunque la veda non può non restarne colpito. Tanto è espressiva e toccante la sua dolente bellezza. Così Carlo Levi, autore di Cristo si è fermato ad Eboli, descrive la città, anzi paragona i sassi in fondo a due imbuti, due coni rovesciati che gli ricordano molto le descrizioni che si fanno a scuola dei gironi dell'inferno, con queste file di case scavate nella roccia che scendono sempre più in basso, e la strada davanti a una fila di case corrisponde al tetto delle successive e così via. Inferno per alcuni, paradiso per altri. In effetti Matera, i sassi di Matera, la sera quando si accendono questa miriade di luce, vi ricorda tanto un presepe. Ha una magia, un silenzio, una poesia che sono davvero uniche. Effettivamente questa magia di Matera ha colpito tanti, soprattutto registi e grandi attori, uno per tutti, Mel Gibson, che proprio qui ha ambientato molte scene, gran parte del suo famoso film The Passion, che è stato un successo cinematografico planetario. Prima di lui c'era stato Pasolini a porre Matera all'attenzione internazionale con il film Il Vangelo secondo Matteo. Ora, la cosa strana è che Matera al cinema quasi mai è Matera, ma di solito qualcos'altro. Gerusalemme, Nazareth o una città antica del Medio Oriente. Ma quando si viene qui ci si accorge che in realtà Matera è un frutto straordinario di questo paesaggio, di questa cultura e di questa storia antica. Inferno o presepe? Ma in effetti solo le meraviglie suscitano poi dei giudizi così contrastanti, e ad aumentare questo contrasto è anche il luogo nel quale sorge Matera, praticamente incastonata come un gioiello in questo paesaggio così selvaggio, aspro. Vedete, è praticamente l'estensione più a occidente dell'altopiano carsico della Murgia, che parte dalla Puglia, arriva fin qua. E questo paesaggio è stato scavato nel corso dei millenni da un corso d'acqua chiamato Gravina, e ha creato questo canyon che è lungo 20 chilometri. Ma in effetti l'acqua è riuscita a scavare su questa roccia che si presta a essere sagomata. Si tratta di un antichissimo fondale preistorico, un fondale marino che si è creato quando c'erano i dinosauri, tra il Giurassico e il Cretaceo, e poi è emerso ed è stato aggredito da quest'acqua che lo ha scolpito quasi fosse una forma d'arte naturale. Il profondo canyon è dovuto a una doppia azione: all'erosione del fiume, ma anche al fatto che nel momento in cui questa terra è emersa si sono create profonde fratture nel terreno. Il materiale che compone questo tipo di roccia è friabile, crea grotte naturali che sono state ampliate successivamente dall'uomo. Altre grotte invece sono state interamente scavate e vi sono case, ma anche chiese. Molte delle grotte che vediamo sul pendio opposto a Matera sono state utilizzate nell'VIII e nel IX secolo come luoghi di culto da comunità cristiano-latine e ortodosse. E due luoghi sacri si trovano proprio nei punti più alti della città: la cattedrale nella Civita, che è il più antico nucleo urbano, e Santa Maria di Idris, su questo sperone roccioso detto Monterrone. Case scavate nella roccia e soprattutto, come vedremo, tante chiese, chiese rupestri. Tutto quanto risale all'alto medioevo, cioè a un'epoca in cui Longobardi e Bizantini si scontravano. Questo accadeva qui, in Basilicata, e in quest'area c'erano tante comunità religiose, soprattutto benedettine, che facevano proprio fulcro attorno alle chiese rupestri. Questa è la chiesa di Santa Maria di Idris,
è per metà scavata nella roccia e per l'altra metà costruita con lo stesso materiale roccioso ricavato dallo scavo. È databile tra il 1300 e il 1400, cioè per intenderci all'epoca non ci sono più Giotto e Dante e sta per fiorire il Rinascimento. Il nome Idris fa un po' pensare all'acqua, idrico, eccetera, ma in realtà probabilmente deriverebbe dal greco, da una parola greca, Odicitria. Era in questo modo che veniva chiamata la Vergine a Costantinopoli, cioè colei che indica la via. E quindi questo significherebbe che il suo culto sia stato introdotto in questa zona proprio da dei monaci provenienti da Bisanzio. La chiesa è molto piccola e dovete immaginare in questo ambiente raccolto una moltitudine di monaci, ma anche di fedeli, perché questa chiesa, pur essendo piccola, si trova su un'altura, su un sasso. In un certo senso è anche un simbolo della città, ne ha anche la fisionomia. Lo si vede attraverso questa apertura, cioè ci si accorge che oltre qui sotto c'è una cisterna. E qui sopra invece è rappresentato Gesù crocifisso. E se si guarda oltre si vede una città, Gerusalemme, con delle cupole però che ricordano un po' Roma. E alcuni hanno pensato che potrebbe anche rappresentare Matera. E allora qui abbiamo la stessa inquadratura del film di Mel Gibson, ma molti secoli prima. La prima volta che ho visto Matera, ho perso la testa. Era semplicemente perfetta. Queste le parole di Mel Gibson quando si preparava a girare il suo film. Bisogna dire che questa è una chiesa ricoperta di storia, letteralmente. Vedete, sulle pareti ci sono opere che risalgono al 600, si intravede la conversione di Eustachio con il riferimento al cervo. E poi guardate questo altare, un altare certo molto antico, solo con tracce di pittura, escheggiato, però qui lo si vede, ha attraversato secoli di storia, è ricco di storie da raccontare. Di fianco all'altare c'è un'apertura che vi immette in un'altra chiesa, è una cripta rupestre, quella di San Giovanni in Monterrone. E questi due ambienti sono stati messi in comunicazione pur essendo indipendenti. Stiamo davvero nel ventre della roccia e subito ad accogliervi è un Cristo pantocratore, cioè praticamente onnipotente. Ora, questa è una tipica rappresentazione in stile bizantino. La vedete a volte in altre chiese, per esempio in Sicilia, a Cefalù, a Monreale. E questo è proprio un sintomo del collegamento tra Occidente e Oriente che ha attraversato il sud dell'Italia, ma anche Matera, perché Matera oggi vi sembra lontana da Roma e da Costantinopoli, ma in realtà, stando sulla Via Appia, era in continuo collegamento e respirava questo modo di concepire la religione. E guardate qui di fronte due affreschi, due grandi della religione, abbiamo San Pietro e San Giacomo, sono stati realizzati in epoca, diciamo, tra XII e XIII secolo, quindi siamo nell'epoca di Giotto. Eppure i colori sono vivi, sono ancora con questo sguardo, malgrado i secoli, che vi fissa. E poi guardate, qui c'è un altro affresco, un affresco che è stato tutto scalpellato. Potremmo pensare a un atto di vandalismo, ma in realtà si tratta di un fenomeno abbastanza curioso. Cioè, una volta che nel tempo passavano gli stili, si preferiva ormai anche rappresentare in un modo un po' diverso certi santi, bene, si scalpellava il vecchio affresco in modo tale che si potesse mettere sopra uno strato di intonaco nuovo per ridipingere questo o un altro santo. Quindi erano veramente degli stili che si susseguivano e vi fa capire quanto questi luoghi siano in realtà ricchi di storia, di arte, di creatività, di genialità, e non si può fare a meno di rimanere incantati al loro cospetto.
Sono arrivato a Matera la prima volta 25 anni fa, credo, anche di più. Era in occasione delle riprese di un film che per me è stato un film molto importante, che era L'Uomo delle Stelle di Giuseppe Tornatore. Anche in quel caso, come poi spesso è successo, Matera non era Matera, ma era un paesino sperduto della Sicilia, dove quest'uomo, l'Uomo delle Stelle, arrivava e per, come dire, cercare di acchiappare alcune vittime del suo business, che era quello di inventare presunte star del cinema. Sarebbe interessante girare a Matera una storia contemporanea, perché in fondo i rapporti umani sono gli unici che sono in qualche misura resistono alle mode, possono modificare in certe forme, ma insomma le relazioni, i conflitti come l'amicizia, come l'amore, come la fine di un amore o quant'altro sono sempre gli stessi in un certo senso, e Matera è sempre la stessa. Ci sono molti luoghi, molti territori che noi come turisti o come viaggiatori incontriamo e conosciamo, e dopo averli conosciuti li abbandoniamo, li lasciamo, ce ne andiamo. Invece Matera, non so per quale motivo, è un luogo che parte con te, che torna con te. C'è un'energia a Matera che improvvisamente risulta al viaggiatore come misteriosamente familiare. I sassi, le chiese rupestri, la gravina. Oggi Matera è un sito unico al mondo per il suo valore storico, archeologico, paesaggistico. E oggi quello che colpisce di più di Matera è la vitalità di questi luoghi. Ci sono abitanti, tanti abitanti, nuove attività, turisti. Chiunque voglia venire qui a trovare la serenità e la bellezza e la storia attorno a sé. Ma non è stato sempre così, anzi, per molto tempo era stato dimenticato, trasformato in una sorta di relitto sui fondali del tempo e stava per essere dimenticato. Quindi la storia di Matera, dei sassi di Matera, è una storia di un formidabile riscatto da vergogna nazionale a fiore all'occhiello, a meraviglia riconosciuta dall'UNESCO, addirittura a capitale della cultura per il 2019. Ehi, scusa, volevamo dirti una cosa. Va che questo è il periodo più caldo dell'anno. Sto facendo dei divani pazzeschi. Questa settimana in poltrone sofà 1500 divani con penisola a soli 299 euro. E i doppi saldi con doppi risparmi continuano. Sconto 50% più fino a un ulteriore 40%. Calestano a soli 349 euro. Pavullo con letto a 499 euro. Santerno in pelle a 599 euro. Poltrone sofà, artigiani della qualità. Dal bestseller un sacchetto di biglie. Non sapevo che fossi ebreo. E allora che cosa cambia? Beh, cambia tutto. La storia vera di una famiglia. Non possiamo restare insieme. È troppo pericoloso. Bisogna guardare avanti. Che non ha perso la speranza. Voglio vederli. Mi mancano. Finché c'è speranza non ci arrendiamo. Se continui a batterti, te la caverai. Un sacchetto di biglie. Dal 18 gennaio al cinema. Segreti? No, no. E allora perché non lo giri? Lo giro, nessun segreto. Vedi, è cioccolato Kinder e cereali. Quanto mi piace. Ma quanto ti piace chi? Vabbè, dai, lo conosci. E chi è? È Kinder Cereali. Non è vero, si chiama Marco e sta in terza C. È senza segreti. Cereali soffiati e tostati e il buon cioccolato Kinder per un gusto unico. Kinder Cereali, naturale chiamarlo così. Stessa grinta, stessa forza. Quando incontri un'emozione che ti somiglia, non puoi fare altro che viverla.
L'emozione vuole tutto subito e tu puoi avere subito tutti gli optional in omaggio. Giulietta Diesel 120 cavalli con finanziamento meno 1000 FC Bank è tua da 16.900 euro. A gennaio tutti gli optional in omaggio. Gentili telespettatori. Tosse secca. Da oggi puoi provare Neobrocillina Sollievo Tosse. In spray. Emolliente e idratante, crea un film protettivo che calma la tosse e dà sollievo alla gola irritata. Gentili telespettatori. E al diavolo la tosse secca. E in caso di mal di gola forte, puoi contare su Neobrocillina Gola Dolore Pastiglie. Italia in una regione. Perché alle donne piace l'uomo che non deve cedere mai. Forse intellettuale, anche sensibile, animale. Fallo semplice, facci un pick up. Una tavoletta di vero cioccolato al latte tra due croccanti biscotti. Pick up, prova a prendermi. Hyundai presenta nuova Hyundai Kona. Il SUV compatto come lo volevi. Kona by Hyundai, tua da 14.950 euro, anche sabato e domenica. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli Italia, il primo ospite della puntata di questa sera di Porta a Porta. Nel suo programma la priorità al sostegno totale alle famiglie e alla natalità, ma vedremo ancora tra gli altri il programma di tassare al 15% gli incrementi di reddito, quindi non tutto il reddito ma soltanto quello che da un anno all'altro dovesse crescere. Poi entrerà Riccardo Nencini, che è uno dei fondatori di Insieme e che mette al primo posto il suo programma La Casa, un nuovo piano decennale. Nella seconda parte di Porta a Porta, momenti di grande emozione con la famiglia Parete, il miracolo di Adriana e dei suoi due figli sopravvissuti miracolosamente un anno fa, esattamente un anno fa, alla tragedia di Ricopiano, e chiuderemo con i tre operai morti a Milano in quella che sembrava una fabbrica modello, il lavoro avvelenato. Ci chiederemo perché ancora centinaia e centinaia di persone muoiono sul lavoro ogni anno. Porta a Porta, tra poco. La osservo spesso ultimamente. Penso che lei deve prendere il mio posto. Capitano Cecchini, un eroe, gli hanno pure sparato alla spalla. La pallottola è passata da qua a qua. Quello che è successo non è colpa tua, quindi è giusto che tu le stia vicino. Ha mosso la mano. Io non parlo con le guardie. Allora parla con Don Matteo. No, sempre amico delle guardie. Lei è sempre nel posto giusto al momento giusto. Io la chiamerei provvidenza. Hanno ritrovato il corpo di un uomo e pare che indossi abiti da prete e che accanto a lui ci siano bici. Don Matteo 11, domani alle 21.25 in prima visione, Rai 1. Al mattino i contadini lasciavano molto presto le proprie abitazioni e scendevano chi alla gravina, chi invece si recava ai pascoli o anche chi andava a coltivare gli appezzamenti di terra piccoli, e lo facevano assieme a un mulo, un asino, un cavallo. Quindi dovete immaginare il rumore degli zoccoli, il vociare, qualche campanaccio, e questo segnava l'inizio della giornata per tutta la comunità. Alla sera invece ritornavano qui, ritornavano a casa propria. Ma come si viveva qui, nei sassi di Matera? Beh, è quello che scopriremo. Visiteremo adesso una di queste case per scoprire la vita quotidiana.
Ed ecco come si presenta una tipica abitazione qui dei Sassi di Matera. Naturalmente questa è stata musealizzata, quindi tutto l'arredamento che vedete però è originale e vi fa capire come si vivesse in questi luoghi. Allora, questa casa, questo ambiente, in realtà è per il 70% costituito da una grotta e poi solo per il restante 30% è come una specie di prosecuzione della grotta chiamata Lamione, fatta con dei blocchi messi con una volta a botte. Ma come si viveva qui? Ebbene, questo, se volete, è una lezione di antica saggezza, perché chi viveva qui riusciva a essere veramente a coniugare un tipo di vita che evitava lo spreco, era, per così dire, in comunione con l'ambiente. Riguardo alla nostra società, che si basa sul consumismo, qui abbiamo quasi delle lezioni di mancanza di spreco. Per esempio, quando si rompeva un grande piatto, forse lo sappiamo, alcuni di voi se lo ricorderanno, si cucivano i piatti rotti. E non solo. Questo era un ambiente dove, per esempio, non c'era l'acqua corrente, veniva raccolta in queste cisterne che erano foderate con del cocciopesto. E l'acqua che serviva per tutto e per tutti veniva tirata fuori da questa specie di piccolo pozzo, se volete. E per rendere l'acqua potabile, all'interno c'era un'anguilla che viveva, mangiava quello che riusciva a trovare, muoveva l'acqua, insomma era un sistema naturale, coadiuvato anche con un piccolo blocchetto di calce, che permetteva poi di utilizzare quest'acqua. Naturalmente tutto quello che vedete attorno a me respira di tradizione e di antica saggezza, e molti di voi riconosceranno delle cose che hanno visto magari dai nonni, da degli zii o che hanno in casa. Per esempio, che cos'è questo oggetto? Questo oggetto è chiamato qui il monaco, altrove il prete. Lo si infilava sotto le coperte d'inverno e vedete all'interno c'è questa specie di piccolo piattino metallico nel quale si metteva la brace e quindi serviva per riscaldare il letto. Era un sistema molto pratico, molto semplice, efficace, perché la praticità è sempre stata la parola chiave, diciamo, delle generazioni che ci hanno preceduto. E allora ecco un letto, siamo stupiti, un letto così alto, a cosa serviva? Poi la gente in passato era più bassa di noi, una statura più bassa. Ebbene, questo letto più alto serviva, diciamo, a staccarsi dal pavimento, dall'umidità. E poi non solo, si poteva anche utilizzare la parte sotto del letto per mettere del materiale, degli oggetti. Ma questi letti come erano fatti? Con delle coperte, delle lenzuola, certamente, e poi c'erano i materassi. E che cosa si utilizzava? Qui lo sappiamo. Basta aprire questa piccola finestrella e vediamo di cosa era fatto un letto. Foglie di grano turco. Così si dormiva su questi giacigli. Naturalmente questi letti erano sì per due persone, ma qui in questo ambiente, lo sappiamo, vivevano in 11, due genitori e 9 figli. Come facevano a dormire in questo ambiente? Beh, su questo letto si dormiva già in 4, cioè i due genitori più due figli piccoli. Tutti gli altri, si mettevano dei giacigli qui sopra questi cassoni, così chiamati, queste grandi cassapanche, oppure si aprivano i cassetti di questi comò e si dormiva lì. Quindi voi capite che ogni sera era come un bivacco, ma questo è stato il modo di vivere di tutti i nostri antenati. Tendiamo a dimenticarlo, e non antichissimi, una, due generazioni fa. Naturalmente poi questo era un ambiente dove tutto era fatto in casa, anche il pane. Per esempio questa è la cosiddetta, il tipico pane di Matera, si chiama pane a cornetto, ricorda effettivamente un po' un cornetto. Veniva impastato in casa, proprio su quella superficie di legno, e poi messa questo impasto su quella specie di tavola, veniva portato al forno, perché in casa non c'erano dei forni, lì veniva portato a cottura. E per riconoscerlo, a volte vedete qui si mettevano, non so, 3 mandorle, oppure c'era come un marchio, un timbro con le iniziali di famiglia per riconoscerlo. Queste erano delle forme di pane che potevano resistere per mesi addirittura. Si prosegue poi oltre. In questo ambiente si trova una nicchia ricavata, scavata nella roccia.
al suo interno una volta c'era della paglia e lì si mettevano gli escrementi degli animali. Veniva poi tutto utilizzato per concimare i campi, ma in realtà il calore della fermentazione riscaldava tutti gli ambienti. E a questo proposito, quindi, bisogna ricordare che qui, vedete, c'era una mangiatoia, quindi gli animali stavano all'interno di questa abitazione. Ecco, qui c'è la ricostruzione di un mulo, e non c'era soltanto il mulo, ma c'erano dei conigli, magari si allevavano dei piccioni e anche delle galline che spesso scorrazzavano. Certo, erano condizioni di vita molto diverse da quelle attuali, però parliamoci chiaro, così si viveva in tutta Italia, nelle campagne, da nord, centro, a sud. Ma forse l'idea che qui si vivesse in grotte, fece la differenza. Anche se, dobbiamo essere chiari, si viveva la notte qui, ma in realtà l'attività era tutta esterna di giorno. Però, tant'è, venne stabilita da un'apposita commissione che le condizioni di vita fossero davvero insalubri e quindi venne proprio varata una legge, la 619 del 17 maggio del 1952, che imponeva l'abbandono dei sassi di Matera. Tra l'altro erano anche a volte non solo delle abitazioni in parte in grotta, ma erano abitazioni a volte normali. 15.000 persone dovettero abbandonare le proprie abitazioni per essere trasferite in case di edilizia popolare. In questo ambiente in particolare si continuò a vivere per altri 4 anni in attesa che fossero pronti gli appartamenti di edilizia popolare, però definitivamente nel 1956 venne murata l'entrata e questo ambiente tornò nel silenzio e così si abbandonò anche quella lunga tradizione, frutto anche della saggezza di tanti secoli, che aveva permesso a tante generazioni di vivere qui in armonia con l'ambiente. Il punto più alto della città è la Civita, che costituisce anche il nucleo più antico di Matera. È qui che si è formato il primo nucleo abitato. Poi, man mano che la popolazione cresceva e lo spazio della Civita non era più sufficiente, cominciarono ad essere scavate delle grotte nel pendio sottostante e l'abitato si è allargato a macchia d'olio. Nella Civita, nel 1270, fu terminata la cattedrale, il luogo di culto più importante e anche uno dei simboli di Matera. La cattedrale è davvero imponente, visibile da ogni angolo della città, anche perché è stata costruita su un terrapieno artificiale, in modo da farla svettare su tutto l'abitato. E da qui si gode una vista mozzafiato sulla città e sulla gravina sottostante. A Matera ho passato un bellissimo Capodanno di qualche anno fa ed eravamo proprio alla vigilia della speranza dell'elezione di Matera a capitale della cultura nel 2019. Brindammo con i miei amici di Matera questa possibilità, questa speranza che per fortuna si è avverata e credo che sia uno straordinario. Tra l'altro mi ricordo che accendemmo quelle lune che vendono i cinesi, che volano nel cielo come possibilità, come speranze. Credo che sia un ottimo segno che Matera sia stata eletta per il 2019, perché è un luogo, un territorio, una città che è anche una porta del Mediterraneo, è anche una porta del Mezzogiorno, del Sud, anche se non c'è il mare non è lontanissimo, ma c'è un altro mare, che è il mare proprio di questa energia che questa città abbastanza davvero irripetibile riesce a consegnare a chi la visita. Fino a buona parte del 1500 Matera era circoscritta essenzialmente nei sassi, non oltre, ma poi a partire appunto dalla fine del 500, 600, ha cominciato a diffondersi in altre aree, soprattutto in quella dove stiamo andando adesso. In pratica stiamo andando nell'area del Piano. Se volete, è il quartiere barocco di Matera, con degli edifici, delle chiese magnifiche, che sarebbero il vanto di qualunque altra città. Ma per arrivarci, vedete, stiamo passando in un ambiente chiuso. Un'antica chiesa che veniva utilizzata
tra l'VIII e il IX secolo, se volete più o meno l'epoca in cui viveva Carlo Magno. In pratica in un'epoca medievale e si vedono ancora degli affreschi di allora. Certo, è stata trasformata, ha cambiato uso, però è incredibile scoprire come a Matera le varie epoche della storia si stringano alla mano. E arrivati qui, siamo arrivati praticamente dove c'è Piazza Vittorio Veneto, che in un certo senso ha sigillato i sassi che si trovano alle nostre spalle. Ora, nei sassi tutte le abitazioni avevano una cisterna per la raccolta d'acqua e per l'uso dell'acqua, ma questi palazzi sopra di noi, attorno a noi, da dove prendevano l'acqua? La soluzione è questa colossale cisterna, un vero e proprio gioiello di ingegneria idraulica, ma anche di architettura. Viene chiamata palombaro, ma non ha nulla a che fare con chi si immerge in mare o nei laghi. In realtà il termine palombaro deriverebbe dal latino plumbarius, e plumbus, cioè praticamente il modo di rendere impermeabile delle cisterne. Quello che vedete attorno a voi in questo momento è una cisterna che risale al 1870. Ora, in realtà è il frutto di un lavoro progressivo. Già qui, in questa zona, c'erano delle cisterne che poi sono state messe in comunicazione, unite, abbattendo le pareti, e non solo. Si sono aggiunte anche delle cantine, delle abitazioni, delle botteghe, il cui pavimento è stato abbassato. Insomma, alla fine si è creato questo ambiente gigantesco. Il risultato è davvero sorprendente. 3 metri sotto i piedi delle persone che camminano sulla piazza si apre un baratro, praticamente, questa gigantesca cisterna che arriva giù fino a 14 metri di profondità. Pensate che copre 350 metri quadrati, potrebbe contenere fino a 3 milioni e mezzo di litri d'acqua. Cioè, ma tutta quest'acqua da dove arriva? Beh, quest'acqua in realtà è acqua di falda, viene dalle colline circostanti ed è arrivata qui grazie, diciamo, a dei canali di raccolta. Ora, avete visto, le pareti sono tutte arrotondate, ma quello che vedete non è proprio roccia. La roccia è stata ricoperta con un intonaco speciale, impermeabile, fatto con del cocciopesto, cioè praticamente della terracotta polverizzata in minuscoli frammenti. Già, ma da qui poi l'acqua come arrivava alle case? Beh, non esisteva un sistema di distribuzione con dei tubi, delle canalizzazioni. L'acqua infatti veniva prelevata dall'alto con dei secchi attraverso delle aperture di cui si vede ancora la traccia. Ora, nel 1927 venne realizzato l'acquedotto e quindi la cisterna non servì più. Il palombaro venne così svuotato e chiuso. Ma c'era una falda acquifera che scendeva dalla collina alle spalle del piano e negli anni l'acqua è entrata nel palombaro e gradualmente lo ha riempito. Quando si è sistemata la piazza nel 1991 ci si è accorti che il palombaro, cioè questa grande cisterna, era colmo fino all'orlo. E c'è una curiosità. Infatti, quando guardate in certi punti del soffitto, vedrete che ci sono come dei cerchi color ruggine. La spiegazione è davvero curiosa. Si tratta di secchi che erano sfuggiti di mano a chi attingeva l'acqua da questa cisterna gigantesca chissà quando e che poi gradualmente, galleggiando, sono andati sempre più in alto col salire del livello dell'acqua fino ad arrivare quasi al soffitto.
Oggi questo luogo incredibile è diventata una meta turistica. Delle città in cui sono stato, Matera è quella che mi sorride di più, quella che vedo meglio ancora attraverso un velo di poesia e di malinconia. Queste sono le parole di Giovanni Pascoli. Il poeta ha insegnato qui a Matera per 2 anni. Pensate, era il suo primo incarico. E allora il suo impatto con la città non era stato facile, ma ad anni di distanza ricordava questa sua esperienza con tanta, tanta tenerezza. Ma in effetti la storia di Matera è una storia di riscatto. Negli anni 50 era stata definita vergogna d'Italia. Oggi invece è non solo un sito del patrimonio dell'UNESCO, anzi è uno di quelli più visitati in tutta Italia. E non solo. Matera, capitale della cultura europea nel 2019. Sono dati importanti. Io ricordo di essere venuto qui per girare uno dei miei primi servizi all'incirca 23-24 anni fa. Ricordo la difficoltà entrare nei sassi, il silenzio, lo stato di abbandono, ma terminavamo il servizio dicendo che alcune luci si stavano riaccendendo. Oggi queste luci sono diventate una specie di piccola galassia, una galassia di speranza, di sogni, di progetti, di futuro. Ed è proprio questo l'insegnamento di Matera. Un sito, anche se piccolo, una volta protetto, custodito, recuperato e gestito nel modo giusto, può davvero aprire scenari incredibili per tutti. Nel corso dei secoli, ogni generazione che ci ha preceduto ha lasciato in Italia delle meraviglie che ancora oggi stupiscono. Dall'alto, a colpire è la inconsueta struttura triangolare. Una costruzione che si fa fatica a decifrare. Poi, quando lo vediamo stagliarsi nella campagna di Torralba, in provincia di Sassari, con i ciclopici massi uno sull'altro, si resta ammirati davanti al nuraghe di Sant'Uantine. È il più maestoso dell'intera Sardegna. Non a caso è chiamato anche la Casa del Re. Una vera reggia dell'età del bronzo, circa 1500 anni prima di Cristo, con sale e corridoi suggestivi. Originariamente si innalzava fino a 24 metri, con una scala che saliva per 3 piani. Oggi l'altezza è di 17 metri, ma il fascino è rimasto immutato. Una semplice costruzione dalla pianta circolare ad Orvieto, ma basta qualche gradino di una rampa elicoidale per trovarsi in un ambiente che suscita immagini e leggende fantasiose. È il Pozzo di San Patrizio, profondo 54 metri. Il pozzo inesauribile, scavato nel tufo nel corso del 1500 per assicurare alla città acqua anche in caso di calamità o di assedio. I raggi del sole dall'alto creano effetti straordinari. E le 72 finestre,
fanno filtrare una luce verdastra, rarefatta, che per un attimo dà l'illusione di scendere verso le porte dell'inferno. Il nostro viaggio tra le meraviglie d'Italia ci ha portato fin quassù. Ci troviamo a quasi 3.000 metri di quota, in cima al Sassbordoi, nelle Dolomiti, quindi nel gruppo Sella. E basta semplicemente guardarci tutto attorno per intuire e percepire di quale meraviglia si tratti. È davvero quasi un sogno cristallizzato. Siamo in mezzo a una maestosità, una monumentalità avvolta nel silenzio. E si capisce anche come mai si possa parlare di meraviglia. Si rimane davvero a bocca aperta. Questo sito UNESCO italiano è davvero sterminato. Pensate che copre 142.000 ettari, comprende 9 gruppi montuosi e si trova in 3 regioni contemporaneamente, cioè il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Il Sassbordoi si trova davvero nel bel mezzo tra queste meraviglie. E non a caso è stato definito la terrazza delle Dolomiti, proprio perché da qui si possono ammirare le vette più belle. Alle nostre spalle c'è il Sassolungo e poi davanti a noi il gruppo della Marmolada, la regina delle Dolomiti, con la vetta più alta, con i suoi 3.343 metri. Le Dolomiti sono uno scenario davvero magnifico, ma al loro interno va anche inserito l'uomo. In effetti, senza l'uomo avremmo queste splendide montagne con dei boschi magnifici, un vero e proprio paradiso della natura. Ma in realtà le Dolomiti sono un po' diverse. Ci sono degli alpeggi, ci sono dei piccoli villaggi, dei centri e anche, lo sappiamo, una presenza antica dell'uomo, e l'UNESCO ha premiato proprio questo, questa armonia tra l'uomo e la natura, l'uomo che ha saputo gestire in modo intelligente la natura da tempi immemorabili. Ecco, queste sono le Dolomiti. Oggi tutte le cime delle Dolomiti sono state esplorate ed è possibile raggiungerne molte comodamente con una cabinovia, una seggiovia, eccetera. Ma fino a metà dell'Ottocento non era così. Queste valli erano veramente ancora a uno stadio, un livello primario, diremmo, e cioè con piccoli villaggi, con dei pastori, con degli artigiani, certamente un luogo straordinario. E la scoperta delle Dolomiti, se così si può dire, è avvenuta molto distante da qui, addirittura in Inghilterra. Come mai l'Inghilterra? Ma essenzialmente perché nei salotti dell'alta società si cercavano dei luoghi che fossero stimolanti, avventurosi, esotici. E certo, le Dolomiti offrivano davvero una possibilità di andare vicino casa in un luogo ancora avventuroso, senza dover varcare oceani. E così
sono arrivati appunto a metà dell'Ottocento e hanno cominciato a esplorare questi luoghi, queste cime, a riscoprirle, e quello che loro amavano è esattamente quello che anche noi amiamo, quello che ci piace di questi luoghi, e cioè un'avventura all'interno di una natura molto presente che sembra quasi abbracciarvi con una bellezza mozzafiato. Nascono rifugi, locande, vengono tracciati sentieri e vengono costruiti alberghi, piccoli e grandi. Molti di essi sono ancora in esercizio, anche se ovviamente la gestione è passata da varie mani. Una volta arrivati qui, era davvero impossibile resistere alla tentazione di una passeggiata per esplorare un mondo nuovo e in un certo senso un po' misterioso. Vengono visitatori illustri da ogni parte del mondo. Arriva più volte persino la coppia imperiale che regge l'impero austro-ungarico, e cioè l'imperatore Francesco Giuseppe e sua moglie, oggi nota come Sissi. Eccomi qua, di ritorno dalla mia passeggiata. Stanca, infreddolita e felice. Hanno mandato a cercarmi due volte. Erano in pensiero per me, come se non mi conoscessero. Da Vienna scappo appena posso. Alla corte si soffoca. Troppi passi felpati, troppi inchini e le maldicenze poi. Io vorrei stare sempre qui, sulle Dolomiti. Cavalcare nella neve e osservare le facce perplesse di chi mi sta intorno. Oppure solcare tutti i mari del mondo. Legarmi all'albero della nave in tempesta, come Ulisse. Mi sono persino fatto tatuare un'ancora sulla spalla. Sapeste come si è arrabbiato l'imperatore quando l'ha vista? Il mio Franz. Lo lascio sempre solo. Ma lui è il primo servitore dell'impero e non può corrermi dietro. Certo che lo amo. Se solo non fosse imperatore. Ci troviamo ora nella magnifica foresta di Paneveggio, questa bellissima foresta di abeti rossi in Val di Fiemme. Questi abeti hanno una storia lunghissima e anche tante cose da raccontare. Per esempio, la tradizione vuole che tra il 1600 e il 1700 qui si aggirasse un personaggio che veniva da Cremona e in questi boschi, forse chissà, proprio qui, si soffermava davanti a degli alberi, dei tronchi di abete rosso, e li batteva con le mani, con le dita o con un martelletto. Ne sceglieva uno, lo faceva tagliare e se lo portava via. Questo personaggio si chiamava Antonio Stradivari. Già, proprio lui, il famosissimo
liutai a cui si devono così tanti violini che prendono il suo nome. Ora, noi non sappiamo se questa storia sia vera, ma quello che è vero è che tanti dei suoi preziosissimi violini sono stati realizzati con il legno di abete rosso di questa foresta di Paneveggio. Ancora oggi si realizzano con questo legno tanti violini, ma anche pianoforti pregiati e tanti altri strumenti. Il motivo sta nella particolare risonanza del legno di questi abeti, di questa foresta. In effetti il legno di abete rosso al suo interno ha tanti canali linfatici che si comportano un po' come delle minuscole canne d'organo. Questo ambiente che vedete si chiama xiloteca. Vedete, custodisce e fa stagionare tante tavole di legno, proprio di quegli abeti rossi. In pratica gli abeti vengono alcuni abbattuti, pochissimi, e poi vengono lasciati per qualche tempo in modo tale che la linfa vada verso gli aghi, verso i rami, di conseguenza lasci liberi quei famosi canali linfatici. E poi si realizzano delle tavole, tavole che hanno caratteristiche particolari, perché innanzitutto sono tavole con degli anelli perfettamente allineati, poco spessi. Queste tavole non devono avere delle sacche di resina, dei nodi, eccetera. Devono essere omogenee, soprattutto con questi anelli finissimi. E poi la fibra deve essere dritta. A questo punto si capisce che questo legno possa diventare qualcosa di più di una semplice tavola, perché è molto, molto leggero, praticamente poco denso, e poi soprattutto ha, come si dice, un modulo elastico. Praticamente ha delle caratteristiche perfette proprio per gli strumenti musicali. E già adesso si intuisce una sonorità particolare. Come verrà trasformato? Ecco, qui lo si capisce molto bene. Questa parte, questa tavola, diventerà praticamente la tavola armonica di un violino. Verrà tagliata in due, aperta, e quindi costituirà praticamente la parte più importante del violino, perlomeno una delle parti più importanti, e soprattutto un fedele compagno di emozioni per chi, come per esempio il maestro Uto Ughi, è capace di realizzare da un capolavoro della natura un capolavoro della musica. Ecco, in questo momento io ho tra le mani uno splendido Stradivari del 1701 che proviene dal bosco di Paneveggio. Che cos'ha di particolare questo bosco? Ha dei legni, gli abeti, che hanno una risonanza particolare. Il suono è diverso dal rumore. Il suono ha delle vibrazioni agli armonici, mentre il rumore è una cosa ferma, che si ferma lì. Stradivari andava per tradizione in questo bosco di Paneveggio per scegliersi i legni adatti ai suoi violini. Allora batteva con un martelletto sul tronco e quando sentiva che il suono corrispondeva a quello che lui voleva, diceva: tagliatemi questo albero e lo voglio prendere per costruire i miei violini. I violini di Stradivari hanno una voce più limpida, più sottile, ma più penetrante, mentre i violini di Guarneri, che è un altro grandissimo maestro della scuola di liuteria di Cremona. Guarneri veniva qualche anno dopo di Stradivari e Guarneri è più vicino come caratteristica di suono a un dipinto fiammingo oppure un dipinto di un quadro di Caravaggio. Ecco, ha un suono più scuro, più tornito, più sensuale, mentre Stradivari può essere paragonato a una pittura rinascimentale, può essere Raffaello, Tiziano. Guarnieri ha una caratteristica molto diversa,
però sono due grandissimi, sommi e sublimi maestri della liuteria. E oggi, con tutto il progresso scientifico, con gli apparecchi più sofisticati, non si riesce a riprodurre la magia e la qualità del suono, i colori di Stradivari e di Guarnieri. La foresta di Paneveggio, che si trova tutto attorno a me fino giù in valle, costituisce un perfetto esempio di collaborazione tra uomo e natura per realizzare questa meraviglia dell'UNESCO, che sono le Dolomiti. In effetti, questa zona era molto danneggiata 100 anni fa, con la Prima Guerra Mondiale. Molti alberi erano morti, intere aree erano state abbandonate, ma poi gli abitanti del circondario di quest'area hanno piantato più di 20.000 abeti. Il risultato lo vediamo oggi, una vera meraviglia, che vi riassume un po' il significato delle Dolomiti. Sono un vero e proprio bene misto che unisce due tipi di paesaggio: il paesaggio naturale, naturalistico, e il paesaggio umano. In effetti si stringono la mano per creare quello che vedete attorno a me. Perché quando pensate alle Dolomiti, vedete queste montagne che si stagliano sul cielo con questi ampi prati verdi, in realtà questi prati devono essere regolarmente falciati e ci pensa appunto tutta la comunità che vive in quest'area. Quindi vedete, ci sono due protagonisti, la natura e l'uomo, tra l'altro con tradizioni antichissime risalenti al Medioevo. Qui infatti i terreni e i boschi appartengono, per così dire, a tutti, alla comunità, e la proprietà e l'uso appunto collettivo di foreste e pascoli hanno rappresentato per tanti secoli la fonte principale per la sopravvivenza della gente delle Dolomiti, ma al tempo stesso hanno consentito un uso sostenibile del territorio naturale. Se volete, è un ordinamento antichissimo che stabilisce diritti e doveri su come gestire il territorio. Ogni famiglia detiene una quota di questo patrimonio e lavora per la sua integrità, per la sua manutenzione, e naturalmente riceve dei benefici, per esempio sotto forma di vendita del legname, eccetera. Bisogna dire che queste terre non possono essere né vendute né cambiare d'uso, se volete, e questo da tanti secoli. È un vero e proprio patrimonio collettivo, sociale, economico e culturale, che passa di padre in figlio con le stesse regole e che all'improvviso, lo vedete, può trasformarsi in un luogo incantato, perché un'altra meraviglia qui è anche il clima. Da dove viene la parola Dolomiti? Beh, è una storia davvero interessante. Bisogna andare indietro nel tempo. Siamo verso la fine del Settecento e c'è uno studioso francese che esplora queste aree, cerca di capire l'origine di queste montagne. Siamo nel Settecento. Lui però capisce che c'è qualche cosa di particolare. La roccia che costituisce le Dolomiti si comporta in modo strano, nel senso che non è un calcare, perché quando ci mette sopra dell'acido, come l'acido cloridrico, non comincia a schiumare, a ribollire, come dovrebbe fare il carbonato di calcio. In effetti noi sappiamo oggi che questa roccia contiene anche del magnesio, che impedisce questo fenomeno. Però è stato un po' il primo, per così dire, a capire la particolarità di queste montagne. Si chiamava Déodat de Dolomieu. Da qui il nome Dolomiti. Già, ma allora, perché queste montagne sono così particolari? Qual è la loro storia? Anche in questo caso bisogna andare indietro nel tempo, addirittura arrivare a 235 milioni di anni fa. Che cosa avremmo visto qui? Oggi ci troviamo
nel Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo. Ebbene, in preistoria qui non avremmo visto neve, abeti o montagne, ma un mare profondo centinaia di metri. E sui rilievi del fondale si erano create come delle torri biologiche, cioè animali, microrganismi, madrepore, alghe, eccetera, morendo, avevano formato questi strati naturali che crescevano anche perché in cima c'erano le madrepore, e le madrepore, cioè i coralli, hanno bisogno di luce, quindi erano sempre vicini alla superficie. E alla fine emergevano anche un po' e creavano il tipico atollo. Se voi andate in Polinesia, sorvolando gli atolli, vedrete che c'è sempre come un cerchio di isole, perché dovete immaginare gli atolli come un calice di vino, un bicchiere che è immerso nell'acqua e il bordo esce un po', e anche questa forma un po' incavata. Ed è esattamente quello che vediamo in questo plastico, la ricostruzione. Questo è il gruppo del Sella, ecco, Sas de Pordoi, e vedete, ha questa conformazione un po' a cerchio. Ma che cosa avremmo visto su queste isole? Beh, praticamente piante tropicali, l'antenato del banano, delle cicadine, delle araucarie. E questo perché tutta questa zona si trovava molto più a sud, se volete, dove oggi c'è il Nord Africa, un livello simile a quello di Malta, e poi una specie di grande nastro trasportatore geologico ha spostato tutta questa zona qui nel nord Italia. Ora immaginate di addentrarvi su questi atolli preistorici, che cosa avremmo visto? Bene, in questo museo è possibile fare un viaggio nel tempo e riscoprire questo lontano passato ormai dimenticato con i suoi protagonisti, davvero impressionanti. Allora, sulla spiaggia avremmo sicuramente trovato delle conchiglie. Tutti questi protagonisti sono stati rinvenuti a livello fossile, ovviamente, e vi parlano di un'epoca che si situa tra i 235 e 240 milioni di anni fa. Guardate, questi sono dei gasteropodi, praticamente le loro conchiglie, si vedono ancora, cosa incredibile, delle tracce di colore dopo tutto questo tempo. Ma non c'erano solo conchiglie. Addentrandoci avremmo visto questa vegetazione, certamente tropicale, lussureggiante, costituita da queste piante tropicali. Queste in particolare si sono conservate perché sono state sepolte vive, caso di dirlo, da un'eruzione come quella di Pompei. E quindi c'erano dei vulcani nelle vicinanze. Ma poi avremmo visto qualcosa di curioso, di esaltante dal punto di vista biologico, ma impressionante dal punto di vista così emotivo, delle impronte di rettili. E queste sono impronte piuttosto grandi. Che genere di animali c'erano? Bene, nel mare c'erano gli ittiosauri, cioè dei rettili marini, gli antenati degli ittiosauri. Sicuramente c'erano i più antichi rettili volanti, quelli che ricordano un po' dei pipistrelli, gli pterosauri. E poi, invece, guardate, sulla terraferma c'erano dei veri e propri mostri. Questo è il cosiddetto Ticinosuchus. Praticamente è un rettile che è un po' una via di mezzo fra un coccodrillo e un dinosauro. Se guardate la testa, sembra di vedere proprio quella di un dinosauro carnivoro, un teropode. Ma se guardate il corpo, sembra quello di un coccodrillo, con una differenza. I coccodrilli e gli alligatori hanno le zampe ai lati, strisciano. Invece qui vedete delle zampe verticali, come quelle di un cavallo, di un cane. Questo significa che questo predatore era in grado di correre velocemente. Allora, qui noi siamo veramente in un laboratorio dell'evoluzione. E questo Ticinosuchus appartiene a un gruppo di animali, a un momento dell'evoluzione, siamo nel Triassico, in cui si fanno un po' delle prove generali, un vero e proprio laboratorio dell'evoluzione, e lui in particolare si trova in quella base da cui poi partiranno, diciamo, la linea che porterà ai coccodrilli e agli alligatori, e l'altra che poi arriverà ai dinosauri. Quindi siamo veramente in un momento esaltante della preistoria. Possiamo davvero paragonare il Triassico, questo lungo momento, come l'apertura del sipario su quello che sarà poi il mondo dei dinosauri, col Giurassico, Cretaceo, eccetera. Quindi parliamo di epoche molto lunghe. Ma che fine ha fatto poi il mare? Perché oggi non c'è più. Naturalmente è difficile riassumere così in modo semplice qualcosa che è durato per centinaia di milioni di anni. Comunque, quest'area è stata sconvolta
da terremoti, dall'azione di vulcani e soprattutto da un grande movimento. La zolla africana ha cominciato ad avvicinarsi e a premere sempre di più contro la zolla indoeuropea e quindi, vedete, un po' come un incidente a rallentatore in cui vedete la carrozzeria di due macchine che si accartocciano, è successo più o meno la stessa cosa. La zolla europea si è infilata sotto, quella africana si è accartocciata e in modo così un po' complesso ha creato poi le Alpi. Solo che in Piemonte e in Val d'Aosta questo fenomeno non ha avuto ostacoli, ecco perché poi ci sono delle montagne così alte. Ma qui nelle Dolomiti il discorso è stato diverso. Qui la compressione infatti è stata bloccata, c'è stato un ostacolo e questo ostacolo è una sorta di piastrone di porfidi, spesso 3 chilometri, e chi dice porfido dice colata vulcanica. In effetti è nato da una violenta eruzione vecchia più di 300 milioni di anni e radicato in profondità, sotto il mare, sotto le isole. Questo piastrone è stato sollevato e le isole che si erano formate sopra di esso sono state spinte verso l'alto e non sono state deformate. Era come se si trovassero su un gigantesco vassoio. La forma di queste montagne quindi è pressappoco la stessa che avevano quando erano isole e atolli corallini. E così pure la loro posizione. Tanto che se riempissimo oggi le valli dolomitiche con il mare, la geografia tornerebbe esattamente la stessa. Insomma, le Dolomiti sono, se volete, un arcipelago pietrificato. Le Dolomiti sono un patrimonio dell'UNESCO perché sono in fondo dei testimoni della storia geologica del nostro pianeta, ma anche e soprattutto perché sono un paesaggio unico al mondo, molto amato da tutti i viaggiatori, come Sissi. Al Grand Hotel di Carezzo hanno fatto le cose in grande per accogliermi. Forse non volevano che mi sentissi sola. Franz non è venuto con me. Poverino, ha troppi impegni. E gli anni pesano. Sono passati anche per me gli anni. Ma la mia immagine è fissa nel tempo. Da quando ho compiuto 30 anni non mi faccio né fotografare né ritrarre. Voglio che tutti mi ricordino com'ero. E anche voi. Io sarò sempre così, come mi vedete. Alla fine non sono cambiata molto. 1,72 m, 50 kg. I medici dicono che è poco, che dovrei mangiare di più. Oggi ho bevuto latte di capra e succo di carne. Il mio corpo deve rimanere come quando ero ragazzina. Anche se adesso... Ma che importa? Io mi sento energica, forte. Ho sempre voglia di muovermi. Presto, i vestiti, il mantello. Andiamo a vedere i riflessi della luna sul lago. Sulle Dolomiti la storia ha scritto tante pagine, come quella che abbiamo appena visto, ma anche altre, decisamente più drammatiche, perché le Dolomiti si sono trovate proprio nel bel mezzo di una delle guerre più sanguinose di tutta la storia, la Prima Guerra Mondiale. Sono stati questi monti, queste vette, sono state testimoni anche della fine dell'impero austro-ungarico. Alcune zone erano davvero di prima linea e hanno visto scontri feroci. Altre invece costituivano più le retrovie che alimentavano di uomini, mezzi, munizioni, eccetera, proprio la prima linea. E proprio sotto il ghiacciaio della Marmolada, nel 1916, le truppe austro-ungariche costruirono una sorta di città sepolta, chiamata appunto Eisstadt, cioè città di ghiaccio. Pensate, si trattava di 12 chilometri di gallerie, depositi e ambienti scavati proprio dentro il ghiaccio.
E attraverso questa ragnatela di corridoi e di passaggi, uomini, viveri e attrezzature potevano arrivare al fronte senza che gli italiani le vedessero. Oggi questa città del ghiaccio non esiste più, è stata ringhiottita dal suo ghiacciaio e qua e là ogni tanto riemergono dei reperti, delle memorie. E a proposito di memorie, non bisogna dimenticare che questi splendidi scenari che oggi paragoniamo quasi a un paradiso della natura, in passato sono stati un inferno che ha inghiottito, ucciso centinaia di migliaia di ragazzi, di giovani, da ambo le parti. E se oggi conosciamo la società nella quale viviamo, lo dobbiamo anche al loro sacrificio. Questo dobbiamo ricordare ogni volta che ammiriamo questi paesaggi sconfinati. Guardando queste cime, queste valli, ci si dimentica gli orrori della guerra e ci si lascia trasportare dalla bellezza e dalla pace che questi luoghi ispirano. Di un concerto che ho fatto nella foresta, nel bosco di Panavegio, un festival fondato da Mario Brunello, che è un grande violoncellista e un grande amante della natura. E lì avevo eseguito le stagioni di Vivaldi, che è il poema, proprio il poema della natura. E mi ricordo che durante l'esecuzione venivano anche animali, caprioli, e c'erano un'atmosfera incredibilmente poetica e fantasiosa. E devo dire la particolarità di suonare in un bosco. Suonando all'aria aperta non c'è acustica e il suono muore. Suonando in un bosco, il legno degli abeti, degli alberi, fa da cassa armonica di risonanza naturale e il suono diventa bellissimo. C'è veramente una magia e una simbiose tra chi suona e chi riceve e chi ascolta. Davanti allo spettacolo delle Dolomiti si tende spesso a dimenticare che in realtà si tratta anche di un paesaggio non solo naturale ma soprattutto umano. Qui l'uomo è arrivato fin dalla preistoria, già c'erano insediamenti nell'età del bronzo, poi sono arrivati i Reti, i Celti, i Romani. E proprio in epoca romana si è diffusa una lingua, una cultura ancora presente oggi, quella dei ladini. E poi dopo, caduto l'impero romano, qui sono arrivati i Longobardi, c'è stato il Sacro Romano Impero, e poi la Repubblica di Venezia, e poi ancora l'Impero Austro-Ungarico. La zona delle Dolomiti è poi diventata italiana, diciamo, per le Dolomiti venete nel 1866, invece per il Trentino Alto Adige è diventato tutto parte d'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale. Ma insomma tutte queste tradizioni, queste culture si sono sovrapposte, ognuna aveva una propria mitologia, delle proprie saghe, spesso legate ai racconti nordici, alle saghe dei Nibelunghi. Allora immaginate queste fiabe raccontate attorno al fuoco la sera, magari d'inverno, con i bambini che si stavano addormentando. E uno di questi racconti riguarda proprio la montagna che abbiamo alle nostre spalle, il Rosengarten, che vuol dire letteralmente il giardino delle rose. La leggenda racconta di miniere dove a scavare erano dei nani per conto del re Laurino, che aveva un giardino segreto nel quale appunto fiorivano delle rose. Laurino, come nella saga del Signore degli Anelli, ha un'armatura che lo rende invisibile, ma la perde quando si innamora e a quel punto diventa di pietra, lui, i nani e anche le rose del suo giardino. Ma al tramonto, secondo la leggenda, il giardino rinasce e assume i colori originali.
In effetti è proprio all'alba e al tramonto che le Dolomiti si vestono di color rosa, di questa tinta così calda. Il motivo è la roccia che le compone, e cioè la Dolomite, che è costituita da tanti piccoli cristalli che, se volete, funzionano da specchio, riflettendo la luminosità dell'alba e del tramonto, che ha una dominante calda, rosa, rossa. Ecco perché sembrano incendiarsi. Il momento di lasciare questo luogo, un luogo meraviglioso. Vediamo da quassù le cime e si riesce ad apprezzarne la sua bellezza. Una bellezza straordinaria, unica, coinvolgente. Sembra di stare sospesi tra due mondi, sotto la terra e sopra l'aria. Siamo davvero quasi nel punto esatto in cui questi due mondi si toccano, unendo i loro colori, azzurro sopra, bianco sotto. Da questo punto si ha davvero una bellissima sensazione e si percepisce l'infinito sopra di noi, con il cielo e poi dopo l'universo. Ma l'infinito anche dentro di noi, frutto della bellezza di questi luoghi. Ecco cosa riescono a creare le Dolomiti. Lo scrittore Dino Buzzati, nato proprio tra queste montagne, si chiedeva: ma sono pietre o sono nuvole? Sono vere oppure è un sogno? Ebbene, da quassù le Dolomiti sono vere, eppure sembrano un sogno di pietra, eppure sembrano nuvole. E fanno parte delle meraviglie d'Italia tutelate dall'UNESCO, sono beni ricevuti dalla natura, ma anche dagli abitanti di queste vallate che hanno saputo conservare e valorizzare questi luoghi. Ecco perché anche queste montagne sono testimoni della sapienza dei nostri predecessori, un altro motivo che ci rende orgogliosi della nostra Italia. E guardate, da questo sperone coperto di neve, lo sguardo spazia tutto intorno e si rimane stupiti per la varietà delle formazioni rocciose. Sembrano onde di un mare pietrificato, anzi sembrano degli antichi giganti che hanno resistito ai milioni di anni del tempo solo con la loro bellezza. Incantati da tanta bellezza, quasi ci dispiace che questa tappa del nostro viaggio, questa settimana, finisca qui. Ma i nostri viaggi continueranno la prossima settimana. Grazie per averci seguito. Buonanotte. We'll be right back.
Dopo Il capitale umano e La pazza gioia, il nuovo film di Paolo Virzì. Il paradiso? Forse. Crede che si possa avere un hamburger quassù? Helen Mirren, Donald Sutherland, Ella e John, dal 18 gennaio al cinema. Vodafone TV è lo spettacolo di Now TV. Vodafone TV è la TV che mette in pausa. Vodafone TV è il grande cinema di Cili. Nasce Vodafone TV, inclusa in Vodafone One, perché la tua famiglia si merita il meglio. Sintomi del raffreddore e dell'influenza? Sciolto in acqua calda. Tachiflu DEC è una calda cura che combatte in fretta i sintomi da raffreddamento e decongestiona le vie nasali. Tachiflu DEC. E la giornata continua. E se gli strascichi ti rallentano? C'è l'integratore post-flu DEC. Pronto recupero da Angelini. Oggi al lavoro è andata bene. Ero in ferie. Non servono scuse per mangiare cioccolato Leibniz Balsen. È l'unica combinazione biscotto e tavoletta di cioccolata che va a ruba. Balsen, lasciati sorprendere. Ehi, piccolo, ma lo sai che la tua sarà la prima generazione che andrà su Marte? E quando incontrerai una marziana, che le racconterai? Potresti parlarle di tutti quei terrestri che hanno fatto grandi cose. San Francesco, la Montalcini o Leonardo da Vinci. Guarda che senza di lui mica ci volavi su Marte. Ciao. La cultura ha bisogno di persone che te la facciano amare, come gli agenti Treccani, i veri innamorati del sapere. Continua il successo di Disney Pixar Coco al cinema. Per questo Fiat rilancia l'offerta loca. Da oggi Panda è tua a 8.950 euro. E in più, per tutte le famiglie, 1.000 euro di extra sconto. Andiamo! Un poco loco. In caso di mal di schiena e dolori muscolari e articolari, puoi provare l'Asonil antinfiammatorio e antireumatico. Basta una sola compressa per combattere dolore e infiammazione e darti sollievo fino a 12 ore. Così puoi liberarti dal dolore e fare ciò che ami fino a 12 ore. L'Asonil antinfiammatorio e antireumatico. Continua il nostro viaggio tra le meraviglie d'Italia. Nella prossima puntata partiremo dalla Puglia, dai trulli di Alberobello e da Castel del Monte, il capolavoro di arte e ingegneria voluto da Federico II. Sembra quasi di entrare in una chiesa, in una cattedrale, fatta di pietra con queste colonne. Il maestro Riccardo Muti ci parlerà dello speciale legame che lo unisce alla figura dell'imperatore e a questo luogo unico al mondo. La figura di Federico è stata la figura a cui io mi sono interessato in tutta la mia vita, e ancora oggi acquisto, girando per il mondo, tutto ciò che posso leggere su Federico. Andremo poi tra gli Etruschi, muovendoci tra le necropoli di Cerveteri e di Tarquinia e gli splendidi reperti del museo di Villa Giulia. La più importante collezione di reperti etruschi al mondo. Avremo modo di apprezzare la vita quotidiana di questa antica civiltà. Questa signora, grazie alla terracotta, ci mostra gli ori dell'epoca. Ultima tappa del nostro viaggio in Veneto. Tra le ville progettate dal Palladio intorno a Vicenza. Nessuno può immaginare la bellezza della vita in villa. Oasi di pace per le casate illustri del Veneto, ma anche centri di produzione agricola. Sono molte le ville del Palladio che sono diventate patrimonio dell'umanità, così considerate dall'UNESCO. Capolavori architettonici, i cui echi sono arrivati persino in America, tra il Campidoglio di Washington e la villa di Rossella O'Hara. Alla prossima puntata di Meraviglie, la penisola dei tesori, con Alberto Angela.